Ciao ragazze, allora oggi sono qui per presentarvi il secondo tutorial natalizio. Ho utilizzato questa volta, come potete vedere, colori un po' più particolari, qualche glitter. Ho insomma reso questo trucco un po' più luminoso, come potete vedere. Vi faccio vedere cosa ho utilizzato per la base e nel video potete vedere che comunque la riga di eyeliner che ho fatto non mi è uscita bene, quindi come potete vedere ho aggiustato e l'ho fatta un pochettino più doppia, però purtroppo applicando un ombretto in crema sopra un ombretto in polvere già si inizia a creare quello strato, diciamo, non con cartapesta, insomma, perché fortunatamente questo effetto non ce l'ho. Però è difficile stendere un eyeliner liquido sopra, insomma, questo strato glitteroso, poi c'è l'ombretto, insomma, mi è un pochettino difficile. Con l'eyeliner in gel non ve lo consiglio perché una volta che andate a passarci il pennello, vi portate via lo strato di glitter ed è bruttissima la cosa. Quindi dovete mettervi con la santa pazienza a fare la linea con un eyeliner liquido. Infatti a me è uscita un pochettino doppia, però non importa. Infatti nel tutorial mi vedete con la faccia perplessa della serie che merda ho fatto sull'occhio. E niente, inizio subito col mostrarvi i prodotti della base, perché io per portarmi avanti e per non fare tutorial lunghissimi, mi faccio già la base, metto il rossetto, le sopracciglia, il contouring, cerco insomma di velocizzare il tutto. Come crema viso sto utilizzando questa qui di Essence, la My Skin, ed è questa qui, quella al melograno per pelli secche. La sto utilizzando da poco, quindi non vi so dire, per ora mi ci sto trovando abbastanza bene. Poi, come correttore, dopo aver applicato la crema viso, come sempre utilizzo questo qui arancionato di Wycon per coprire le occhiaie e va applicato prima della base trucco, quindi prima del fondotinta, prima del primer, insomma, va applicato prima, va steso bene, poi potete applicarci sopra il fondo. Io in questo caso ho utilizzato questo fondo di Maybelline, che ve ne ho parlato già, ed è il Superstay 24 ore di Maybelline. Mi ci trovo davvero molto bene, ha una buonissima coprenza e ho utilizzato questo qui. Poi, come correttore, sto provando questo qui della Catrice, il Catrice Camouflage Cream, che mi ha mandato la mia amica Mara e lo sto amando perché davvero, come potete vedere, ha una coprenza pazzesca. Io non ci credevo. Molte ragazze addirittura lo paragonavano a quello lì di MAC, però devo dire, io quello di MAC non l'ho mai provato, però devo dire che ha davvero una coprenza altissima. Ve lo straconsiglio, è davvero un ottimo prodotto. Vedete, copre tantissimo ed illumina anche la zona occhiaia. Mi piace davvero tantissimo. Poi per le sopracciglia sto provando la matita della Catrice, l'Eyebrown. E devo dire che mi piace perché c'è un'alta percentuale di cera, quindi l'effetto tatuato lo fa, che io adoro. Ah, un'altra cosa, molte ragazze mi lasciano i commenti cosa hai fatto alle sopracciglia, perché ti fai le sopracciglia, a me piacciono, sinceramente non vedo perché io non me le devo fare, di certo non devo dar conto a voi che vi dà fastidio che io mi faccio le sopracciglia disegnate o perché a me piace l'effetto tatuato, voglio dire, a me piace questa cosa, non vedo perché voi mi dovete criticare, pensate insomma alle vostre sopracciglia. E detto questo, chiudiamo la parentesi sopracciglia. Cosa faccio le sopracciglia? Me le disegno perché mi piace l'effetto finto e quindi mi dà fastidio che ogni qualvolta pubblico un video con magari una sopracciglia più marcata, tipo si sconvolgono che io tengo queste sopracciglia fatte così, non ci faccio niente di particolare o le disegno con matite o con il prodotto di Paola P. Sinceramente mi sono stancata di rispondere sempre alle stesse domande. Una cosa, se una ragazza come su Facebook mi dà un consiglio, secondo me potresti stare bene con le sopracciglia meno marcate, è una cosa a dire che cosa hai fatto alle sopracciglia, come se io ho ammazzato a qualcuno, insomma. Detto questo, chiudo perché sinceramente. Ok, poi ho
Tamponato tutto con questa cifra trasparente della Physian Formula, già ve l'ho mostrata ed è quella correttiva, ve ne ho parlato già anche nell'altro tutorial. Per il contouring ho utilizzato la mia amatissima terra della New York Color, la Big Bold, che è questa qui, ed è nella tonalità 602 Metropolitan. Poi, per quanto riguarda il rossetto, ho utilizzato questa combo. Allora, la matita 24 ore di Deborah nella tonalità 220, che è un color carne, e poi ci ho applicato su questo rossetto della Catrice, però purtroppo è un'edizione limitata, che in Italia non è uscita, ed è la Rocking Royals. Rocking Royals ed è il C02 Off Royal Blood e sono matte questi rossetti, come potete vedere, sono stupendi davvero, qualcosa di fantastico. E sempre della stessa collezione ho applicato il blush uguale al rossetto, sempre che mi ha mandato la mia amica Mara. Grazie Mara, davvero è stupenda questa collezione. Poi, il protagonista, insomma, di questo effetto bagnato è questo Soul Color di Astra, che è un argento pieno di microglitter ed è, cerco, insomma, l'adesivo. Secondo solo, se ci riesco, il 26, suppongo. Dovrebbe essere il 26, questo qua sempre la mia amica Mara me l'ha mandato. Poi vi faccio il video haul ovviamente dei prodotti che mi ha mandato la mia amica Mara come regalo di Natale, uno più bello di un altro. E questo qui insomma è il 26 dei Soul Color di Astra, che è davvero, davvero fantastico. Vedete che bell'effetto che fa, fa l'effetto bagnato e glitteroso allo stesso tempo, è stupendo. E per questo trucco ho realizzato tre palette, la Pretty Rebel di Too Faced, la Paula P India Collection e la Sleek Sparkle 2, davvero fantastico. La foto che vi ho postato prima, cioè ieri, su Facebook avevo utilizzato altri prodotti, oggi invece ne ho utilizzato questi qui, ho fatto un'ulteriore prova e l'effetto mi piace molto molto di più. E niente ragazze, io vi lascio il tutorial, mi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze! Ciao ragazze, allora per prima cosa applico una base e io in questo caso ho utilizzato le Love Stage di Essence. Poi prendo la palettina di Too Faced, la Pretty Rebel, e applico sull'arcata sopraccigliare Dainty, che è questo beige chiaro. Lo applico con un pennellino da ombretto. Allora, pulisco un attimo il pennellino perché ho utilizzato un altro ombretto, che poi vedrete successivamente. Vado ad applicare denti sull'arcata. Ecco qua. Poi prendo la palettina di Paola P. La nuova, la India, eccola qua, e vado ad utilizzare questi due colori che sono Gange, no, che sono Gange e Maragia. Allora, prendo un pennellino da sfumatura di questo tipo, questo è della Real Techniques e ed è il Beige Shadow Brush e vado ad utilizzare il color mattone di questa palette e lo vado a mettere qui. Vado a sfumare proprio sotto al colore chiaro che abbiamo applicato prima. Lo porto fino all'angolo interno dell'occhio, fino al condotto lacrimale, diciamo.
in questo modo. Poi vado a prendere il colore più scuro, Maharaja, e lo vado a sfumare sopra Gange. In questo modo. Adesso vado a prendere dalla palettina sempre di Too Faced, la Pretty Rebel, vado a prendere Jailbird, che è questo argento bellissimo, super pigmentato. E lo applico sulla palpebra mobile, come vedete. Cerco di essere ben precisa perché, come vedete, c'è lo stacco netto tra questo argento glitteroso e la sfumatura marroncina blu. Ecco qui, vedete? Com'è bello super super pigmentato questo colore. Adesso vado a prendere la palettina di Sleek, la Sparkle 2, e vado a prendere Twinkle, che è questo blu con i micro glitter. Che vado ad applicare nella piega dell'occhio. In questo modo. Lo porto sempre verso l'angolo interno. Ricreo una V come potete vedere. Rilevare un altro po' di blu. Questo modo. E adesso, sempre con il pennello da sfumatura, questo qui, vado a riprendere dalla palette di Paola P. Maharaja, che è quel marrone scuro, e lo vado a mettere sopra, vado a sfumare il marrone con il blu. In questo modo. Per rendere il tutto più omogeneo vado a sfumare con un pennellino cicciotto, portandolo verso l'alto in questo modo. Poi vado a prendere questo sul color di Astra, che è questo grigio pieno zeppo di glitter. Purtroppo non rendono bene, però crea questo effetto bagnato molto molto bello. E ce lo vado a passare sopra l'argento che abbiamo applicato prima, per dare proprio questo effetto bagnato. E poi questo ombretto è stupendo perché all'interno tiene tutti i micro glitter multicolor. Dalla webcam ovviamente non rendono, però è davvero fantastico. E lo vado ad applicare.
In questo modo. Vedete? Crea sia l'effetto bagnato e poi tutti questi micro glitter molto molto belli. Vado a portare anche il colore sotto, vicino proprio al condotto lacrimale. Questo modo. Che illumina, insomma, un pochettino la zona. Poi vado a prendere una matita. Questa qui è della Wet n Wild ed è blu ed è la Sterling Blu ed è della linea Mega Chrome, quella con il brillantino troppo troppo bellina, e vado a sporcare le ciglia inferiori. Poi vado a prendere la mia solita matita burro, questa qui della Yamamay, la numero 16, e la metto nella rima interna. Adesso vado a prendere un eyeliner liquido. Questo qui contiene dei glitterini ed è della Splash Cosmetics. E vado a fare, insomma, la nostra riga di eyeliner solita. Poi vado a mettere questo mascara qui della Maybelline, il Vibra Perfection. Se sentite degli schiamazzi, è la mia famiglia che sta in cucina. Adesso prelevo un altro po' di prodotto e applico il bottoncino, questo qui, per far vibrare il mascara. Come vedete, fa delle ciglia stupende.
applico quest'altro mascara qui, che utilizzo esclusivamente per le ciglia inferiori perché fa proprio schifo applicato come mascara vero e proprio. Oddio, scusate se tiro su con il naso, però sono un po' raffreddata. E poi vado ad applicare sulle guance perché, come potete vedere, mi sono portata avanti e già ho il rossetto e ho fatto il contouring. Sulle guance vado ad applicare questo blush di Catrice, il Multicolor Blush, di un'edizione limitata che in Italia non è uscita ed è la Rocking Royals. Questo qui me l'ha regalato la mia amica Mara ed è stupendo. Vado a miscelare i due colori e lo vado ad applicare. Questo è il trucco finito, un pochettino più glitteroso per le feste e per Capodanno, magari sostituendo queste labbra color prugna con delle labbra rosse. E niente ragazzi, vi mando un forte bacio, spero che il look vi piace, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao!